Nel dialogo ecumenico permangono tuttora differenze nella dottrina e nella prassi che non devono però scoraggiarci, ma spronarci a proseguire insieme il cammino verso una sempre maggiore unità. Questa l'esortazione di Papa Francesco ricevendo la delegazione ecumenica della Chiesa Luterana di Finlandia all'inizio della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, quest'anno sul tema chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio. In un mondo spesso lacerato dai conflitti e segnato da secolarismo e indifferenza, tutti uniti siamo chiamati ad impegnarci nel confessare Gesù Cristo, diventando sempre più testimoni credibili di unità e artefice di pace e di riconciliazione. È un ecumenismo del sangue quello di cui più volte Francesco ha parlato, perché tutti al servizio del Vangelo, senza differenze, tanti cristiani oggi vengono perseguitati e uccisi. Nel pieno del Giubileo della Misericordia, la settimana di preghiera, con i testi dei sussidi preparati dalla Lettonia, spinge a riflettere sul senso del perdono come cuore del movimento che punta a superare le divisioni. Il cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Il perdono è molto importante perché abbiamo molte divisioni nella storia, per esempio nell'Occidente. Dopo la Riforma nel XVI secolo abbiamo la divisione nella Chiesa e orribili guerre confessionali tra luterani, riformati e cattolici. È molto importante di fare penitenza e di dire perdono gli uni gli altri, e penso che il Santo Padre Francesco è un buon esempio. Lui ha pregato di dare perdono per i cattolici nell'incontro a Caserta, e il Santo Padre è andato a Torino per la prima volta nella storia che un Santo Padre ha visitato il Tempio dei Valdesi e anche pregato perdono per tutto che i cattolici hanno fatto contro i Valdesi. Ogni dialogo ha una differente discussione, spiega il Porporato. A proposito delle chiese della Riforma, per i luterani si chiede di riflettere su Chiesa, Eucaristia e Ministero, dopo la dichiarazione sulla dottrina della giustificazione del 1999. Nel dialogo con gli ortodossi, che quest'anno si preparano a celebrare il Sinodo Panortodosso, particolarmente rilevante è stata la presentazione dell'enciclica di Papa Francesco, Laudato Si. Rappresentante della Chiesa ortodossa, il metropolito Tsitsiulas, che è il co-presidente della Commissione internazionale mista tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, ha presentato questo documento in pubblico, e questa è una bellissima opportunità, e come risposta il Santo Padre ha subito introdotto la stessa data per la giornata della salvaguardia del creato il 1 settembre, la data tradizionale del Patriarca Ecumenico di Costantinopoli. Noi nel dialogo con gli ortodossi spero che possiamo avere una nuova plenaria in settembre di quest'anno per continuare e approfondire la discussione sulla tematica, sul rapporto tra sinodalità e primato.